Ed eccoci qua. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, perché oggi finalmente è uscito Ultimate Bahamut. Ma non è solo la cosa fondamentale da sottolineare oggi, perché assieme a lui è arrivato Kuja. Ebbene sì, Kuja è arrivato un po' a sorpresa. Oddio, scusatemi, ho colpito il microfono accidentalmente. Kuja è arrivato un po' così, a caso, dato che comunque le maggiori scommesse erano su Ace e su Golbez per quanto riguarda questa burst. Io in primis mi sono esposto affermando di essere quasi sicuro al 90% di avere Ace o Golbez a rappresentare Bahamut nella sua diciamo nella sua forma Ultimate e quindi ottenere la loro LD Burst. Invece a quanto pare è arrivato Kuja che tra l'altro nell'animazione della Burst si trasforma e rivela la sua forma trans. Fighissima l'animazione, fighissimo il fatto di avere una trasformazione all'interno di una skill, che è una cosa che comunque io desideravo da parecchio tempo e l'avevo anche annunciato tra virgolette su Discord, affermando che comunque LD e Burst avrebbero dato quel pepe in più nelle animazioni. Ovviamente molti poi si sono anche chiesti, anzi più che altro molti si sono un po' anche arrabbiati, tra virgolette, in quanto Kefka non ha ricevuto la sua forma divina. Però giustamente dovremmo anche considerare il fatto che la forma divina di Kefka occupava mezzo schermo, quindi sarebbe stato forse un po' troppo ingombrante. Mentre invece Kuja rivela la sua forma trans, quindi molto probabilmente già si inizia a pensare al futuro e si inizia a pensare al fatto che anche Gidan o altri personaggi come Terra, ad esempio, possano ottenere la loro trasformazione Esper o Trans, in base ovviamente al personaggio a cui ci riferiamo, proprio per mostrare la loro forma finale durante l'animazione Burst, dato che loro comunque, essendo protagonisti, riceveranno senza ombra di dubbio la Burst. Detto questo, oggi che cosa facciamo? Innanzitutto, come potete vedere dalla mia nuova targhetta, ho già completato l'ultimissima Feod, che tra l'altro o vi lascerò tra le schede qui in questo video o comunque vi lascerò forse in descrizione o nel primo commento sotto nel video. E detto questo, abbiamo una nuova targhetta che sancisce quella che dovrebbe, almeno secondo le fonti, essere l'ultima Feod, proprio perché adesso probabilmente inizieranno una nuova modalità di Feod con le Lufenie. Su questo penso che sia abbastanza scontato. Però per quanto riguarda le nostre Feod abbiamo messo un punto alla fine. Questo punto alla fine è dato da questa targhetta commemorativa in stile granito, quindi tutta bianca, con la stella praticamente lì che va a raffigurare il completismo, comunque il completamento di questa scalata verso diciamo tetti mostruosi di boss fight, eccetera eccetera. Ultima Feod che comunque vi posso già dire non è stata particolarmente difficile. Ovviamente con gli ultimi personaggi che ci sono in gioco i team possono essere svariati. Io sono andato molto molto aggressivo perché, tanto sapendo che è appunto l'ultima, non mi sono trattenuto e ho usato un team veramente veramente OP. Ma che cosa facciamo? Adesso trasferiamoci nella parte su cosa perché ovviamente abbiamo i free pull. Oggi vi regalo addirittura 3 free pull, perché abbiamo il primo banner dove Kuja sarà insieme a Lulu e Garnet. Quindi per me tecnicamente questo è un banner anche diciamo superfluo, perché io comunque già possiedo tutti, sia Garnet che Lulu fanno già parte della mia squadra. E poi qui invece abbiamo Rydia, Porom e Papalimo. Di questi non ho né Rydia e né Papalimo, quindi questo tecnicamente potrebbe essere anche un banner dove poter, tra virgolette, pullare, anche se in realtà io purtroppo devo astenermi dal pull, in quanto ho speso parecchio per Kurasame, un investimento che assolutamente ne vale la pena, su questo penso di essere abbastanza convinto. E quindi poi invece il terzo pull lo faremo sul banner dell'anniversario, dove appunto avremo la possibilità di fare il famosissimo free pull giornaliero
e quindi di conseguenza in totale oggi abbiamo ben 3 free pull. Allora, io direi di cominciare subito col primo, che è questo dell'anniversario, no? Teniamoci il piatto forte per ultimo, quindi vediamo un po' cosa otteniamo da questo banner. Ecco, orba azzurra, quindi diciamo una pull abbastanza scadente, anche se non è detto, dall'orba azzurra qualche ex può uscire, non è detto che non esca. Certo, la orba dorata ti dà la certezza, però l'orba azzurra potrebbe nascondere la sorpresina. Ora, non capisco perché effettivamente non abbiano rimesso la famosissima orb argentata, però vabbè. Allora, Zell, ah bene, la 35 di Zell, una mono oro. Ottimo, cominciamo bene, dai, cominciamo bene. Primo banner di Kuja. Allora, io cercherei la LD. La LD è quella che mi interessa più di tutti, signori. Cioè, la Burst, parliamoci chiaro. A meno che veramente di sculo prepotente ce ne facciamo ben poco. Però trovare la LD dal free multi sarebbe veramente una grandissima cosa. Anche perché Kuja già ce l'ho maxato, quindi tecnicamente non dovrei spendere più di tanto come risorsa, però va bene così. Allora, primo banner di Kuja, Garnet, Kuja e Lulu. Banner che io ho già tutto, nel banner dove io ho già tutto. Abbiamo anche 13 ticket che penso potremmo tirare così dopo, giusto per sfizio, ma niente di che. Prima free multi con orb dorata. Ok, non ho visto connecting, non ho visto niente, però orb dorata è un buon segno. Speriamo vivamente di ottenere la LD. Al momento mi accontenterei di quella, anche perché pullando su Gladio, anche se andrò a pullare di tickets, è pur sempre una possibilità. Ok, Kuja ed ex di Lulu. Vabbè, già ce le avevo, però ok, va bene. Va bene, va bene. È pur sempre una ex free. Mi potrebbe servire in futuro per magari ottenere lingotti, maxandole, eccetera, eccetera. Secondo banner. Andiamo. Nessun connecting. Però orb dorata, quindi non è male. Andiamo a vedere. Sperando sempre nella LD dalla free, che sarebbe veramente un grandissimo colpaccio, però vabbè. Vediamo. Ok, Porom, Rydia e la ex di Rydia. Vabbè, non avevo la ex di Rydia, quindi alla fine diciamo, è stato un guadagno da parte mia, perché non avevo la ex di Rydia, quindi ci può anche stare. Andiamo a tirare questi ticket, questi 13 ticket così, giusto per levarceli dalle scatole. Oh, 35, che già comunque avevo maxato di Rydia. Io di Rydia le armi ce le avevo maxate, quindi sia 15 che 35 ce le ho maxate. L'ex non l'ho mai ottenuta perché non ho pullato nei suoi banner. E infatti vedete anche la 15 già maxata, però il kit di Rydia ce l'abbiamo. Ovviamente non mi interessa maxarla perché non è un personaggio che in realtà mi interessa avere, però poteva essere comunque una soluzione anche per il futuro. E adesso è possibile, adesso è una possibilità per il futuro. Ticket che stanno andando un po' così e così. Da parte di Kuja in realtà mi piacerebbe avere la LD. Mi piacerebbe avere la LD perché, ripeto, è un personaggio che già possiedo, che è già maxato, quindi sarebbe già bello e pronto. La Burst ovviamente neanche l'andrei a considerare, visto che comunque va bene la botta di culo, ma fino a un certo punto, quindi resterei sempre un pochino in disparte. Va bene, oddio, mi verrebbe da fare un'altra multi in realtà. La LD mi servirebbe. Non dico neanche per il farming, perché non è quello il problema. Però diciamo, questo è un banner che in realtà potrei sfruttare, non avendo né Papalino, non avendo neanche Rydia. Cioè, anzi, adesso avendo Rydia, perché l'ho trovata dalla free. Però, va bene, facciamoci un'altra multi. Vediamo un po'. Sempre orb dorata, ma nessun connecting particolare.
Alla fine sono fiducioso del farming di Bahamut, sono fiducioso anche dei prossimi eventi, perché Gau lo skippo, non mi interessa come personaggio, non ho assolutamente nulla a che farci. Gladio andrò di ticket, però Kuja almeno la LD in realtà dovrei ottenerla. Un'altra ex di Iridia. Beh, mi sto facendo maxare Iridia, andiamo avanti. Altra orb dorata. Sarebbe bello se da questa orb dorata ci spuntasse una LD. Credo che farò l'ultima dopo e basta, perché voglio tenermi comunque qualcosa da parte, non si sa mai. Sto giusto provando per lo spirito di, diciamo, di intraprendenza e anche per portare comunque un contenuto. Madonna mia, ma basta! Cioè, un'altra ex di Iridia? Ma basta! Cioè, altra orb dorata, cioè tutte orb dorate, che è una cosa positiva. Però se mi escono solo ex di Iridia, è finita. Cioè, non ha senso. Non ha completamente senso. Il cambio è stato abbastanza veloce, però. Papalim, ok. Ex che non avevo, bene. Ok, abbiamo finito. Quanto è? 80? Oddio, spendere ancora? Sono già 12k. Oh, in realtà potrei arrivare a 100 e fermarmi e poi pensare cosa fare dopo. Cosa fare dopo? Va bene, dai, andiamo. Tanto era ovvio che avrei speso in questo anniversario. Ok, niente da fare, direttamente orba azzurra. Concludiamo qui con l'amaro in bocca. Anche se comunque da orba azzurra può uscire la LD, però senza connecting, senza niente di strano, non ci spero proprio. Infatti tutte 35, 15, vabbè, effettivamente mi sono maxato il kit di Iridia per l'ennesima volta. Sono Power Stone, alla fine va bene, ci sta. Alla fine ci può anche stare, non mi interessa. Sono abbastanza fiducioso del fatto che avendo i Burst Token da parte posso tranquillamente pitare quando sarà la ipotetica Burst di Sephiroth. È l'unica cosa che mi interessa, ragazzi, cioè parliamoci chiaro. È l'unica cosa su cui sto risparmiando veramente. Per quanto riguarda LD, per quanto riguarda comunque le gemme, fortunatamente si riescono a fare. Basta skippare due o tre banner, si riescono a fare. Quindi non è assolutamente un problema. Va bene, vi regalo la mia povertà con quest'ultima multi. Ok, un'altra orba azzurra. Bene, ci salutiamo proprio con l'amaro in bocca. Vi regalo anche la mia povertà, in modo tale che io possa farmare comunque Bahamut, ricominciare a risparmiare nuovamente per il futuro e poi chissà, magari avere una bella botta di culo in live o comunque avere una botta di fortuna in generale. Ok, mono oro proprio pessima. Benissimo. Ok, 2960 gemme. Si inizia a farmare Bahamut, si inizia a ovviamente tentare di mettere da parte qualcosa, perché molto probabilmente continuerò a pullare un altro pochino. Cioè, arrivando già a 120 PT token, non lo so, vediamo. Non vorrei fare un altro PT, sinceramente, per l'LD. Però vedremo un po' che cosa ci porterà il gioco. Vediamo un po' cosa ci porterà il gioco. Ripeto, sono abbastanza fiducioso perché skippo Gladio, o per meglio dire, vado solo di ticket per Gladio. Tutti quelli che accumulo qui da Bahamut andranno su Gladio, quindi là so che le gemme non le utilizzerò. E poi ovviamente Gau verrà skippato perché non è un personaggio che mi interessa, a dire la verità, quindi sono abbastanza tranquillo. E poi con il fine mese, dove avremo le Heretics, molto probabilmente avremo a che fare con un'altra possibilità di gemme e ticket, eccetera eccetera. Quindi per il momento io vi ringrazio, spero che questo video al solito vi possa essere piaciuto. Fatemi sapere se avete trovato qualcosa di Kuja, ovviamente, se l'avete provato, e fatemi sapere anche come vi sembra. Detto questo, vi auguro buona fortuna a tutti con i pull e ci becchiamo alla prossima.